Doppio capoluogo? Non se ne parla, la legge non lo prevede. Più chiara di così non potrebbe essere la stroncatura di Filippo Patroni Griffi, il ministro della pubblica amministrazione che sta governando l'accorpamento delle province italiane. Guardi, un doppio capoluogo non è previsto da, come dire, dall'ordinamento, nel senso che non si può proprio fare. Questo però ci sono due precisazioni da fare. La prima è che le sedi degli uffici e degli organi della provincia è rimessa alla provincia. La seconda è che non c'è una necessaria correlazione tra uffici periferici dello Stato e capoluogo di provincia. Altro è però, ricorda il Ministro, la dislocazione territoriale dei vari uffici dell'amministrazione dello Stato. Su quello il Governo intende decidere in accordo con il territorio salentino. E non è escluso, in caso di esigenze particolari, che i presidi di sicurezza, prefetture, questure, comandi dei carabinieri e dei vigili del fuoco, possano essere doppi, cioè in sostanza conservando quelli già esistenti. Questo vale solo per i presidi di sicurezza e quindi polizia, vigili del fuoco e carabinieri. In quel caso potrei averne anche due presidi in due città. Si prevede anche che ci sia un po' di interlocuzione col territorio nel momento in cui verrà decisa la dislocazione degli uffici periferici dello Stato, perché ovviamente qualora dovesse emergere un'esigenza sul territorio di avere un ufficio in una sede anziché un'altra, lo Stato potrà tenerne debitamente conto. E su questo aspetto, dice tra le righe il Ministro, che si dovrebbe concentrare la battaglia parlamentare, perché invece di rivedere i criteri già approvati a suo tempo dal Parlamento, non se ne parla. Noi proporremo al Parlamento una zonizzazione delle nuove province sulla base dei parametri che abbiamo già individuato. Perché ovviamente ci sono pattuglie parlamentari legate al territorio, penso al PDL brindisino, che hanno già detto se i parametri rimangono questi, anche se il governo mette il voto di fiducia, noi votiamo contro. E vabbè, e questo però dovranno un po', come dire, allora in primo luogo liberi di farlo, ovviamente sono parlamentari e sono nel Parlamento, però credo che sia opportuno che ognuno si prenda la sua responsabilità. Il governo ha preso un impegno e si è preso la responsabilità di ridurre, sostanzialmente dimezzare il numero attuale delle province, cosa che si riesce a fare con questi parametri. Naturalmente, poi dopo, se questo disegno complessivo dovesse essere alterato da, come dire, visioni, come dire, a carattere locale o localistico, questo però non dipenderà dal governo. E se da un lato Patroni Griffi smentisce qualunque ipotesi di sua benedizione a un doppio capoluogo, d'altro canto benedice la macroprovincia di Terra d'Otranto. Se il Salento decidesse in questo senso,